cercare di rispettare i tempi che ci siamo dati, mi limito davvero a fare da passaparola con il professor Passarelli, che è in collegamento dagli Stati Uniti, dove insegna, anche se ovviamente insegna anche qui da noi a Roma La Sapienza, per un approfondimento sul sistema presidenziale proprio negli Stati Uniti, elementi positivi e ombre critiche. Vediamo se il professore... Grazie. Eccoci, buonasera professore. Buonasera a lei onorevole Boschi, grazie, saluto il presidente Renzi, l'onorevole Di Maio e tutti gli illustri ospiti. Proverò a raccontare alcuni spunti più che punti da lasciare alla discussione. Partirei da un sociologo americano che definì appunto gli Stati Uniti come the first new nation, la prima nuova nazione. Perché la prima nuova nazione? Perché l'esperimento statunitense vide proprio l'elezione diretta per la prima volta nella storia, per la prima volta nella selezione di un governo democratico, appunto escludendo alcune esperienze democratiche, pardon, autoritarie, per citare magari dell'antica Roma. Punti fondamentali, due mandati, lo sappiamo tutti, massimo due mandati, che però nascono come consuetudine, allorché il primo presidente George Washington decide di non correre dopo il secondo mandato. Consuetudine poi interrotta da Roosevelt, che viene rieletto quattro volte e oggi viene considerato un grandissimo presidente anche dai neo-keynesiani, e infine questa consuetudine è stabilizzata con la riforma costituzionale, l'emendamento del 1951, che limita a due mandati massimo. Questo che cosa comporta in termini sistemici? Comporta un'alternanza, una circolazione dell'elite. Pensiamo agli ex presidenti. Potrebbero svolgere altri ruoli, ovviamente, ma non lo fanno per ragioni di prestigio, e il nostro, almeno il mio, amato presidente Barack Obama in questo momento si occupa di altro, ma non è impegnato direttamente nell'agone politico-partitico. Quindi abbiamo un passaggio cruciale, le elezioni di George Washington, qui succede John Adams e poi Thomas Jefferson. E questo è un momento essenziale. Adams accetta la transizione, siamo nel 1801, e si decide che le teste si contano e non si tagliano rispetto a quello che succedeva nel Regno Unito, nella Gran Bretagna. E quindi questo gioco di parole americano, quindi contare i ballots e non i bullets, cioè le schede elettorali e non i proiettili. E quindi abbiamo i primi quattro presidenti, Washington, Adams, Jefferson e Madison, e direi, più che un rischio democratico, c'è un rischio di avere nomi molto importanti. C'è poi l'elemento della transizione che è legato alla cultura politica, a cui faceva riferimento il presidente Violante, cioè non solo le regole ma anche il contesto. E la famosa telefonata tra il vincitore e lo sconfitto rappresenta l'espressione di cultura politica democratica. Non esiste infatti una norma che espliciti il riconoscimento dello sconfitto. Tra l'altro nel 2020 non c'è mai stata da parte del presidente Donald Trump. E viceversa c'è il celebre messaggio di George Bush padre nel 1992 a favore di Bill Clinton, in cui immediatamente placa i suoi sostenitori e dice mettiamoci al lavoro per il bene del paese. I problemi con l'approccio presidenziale statunitense sono due tesi, presidente, onorevole Boschi, che sono in qualche misura due tesi complementari. Uno è l'eccezionalismo statunitense, cioè pensare al sistema politico istituzionale americano come qualcosa non comparabile, rappresenterebbero qualcosa di inimitabile, irripetibile, unico e perciò eccezionale. È vero, in parte, si tratta del sistema più antico, della democrazia più antica e più longeva, peculiare, ma non è un unico e non è certamente utilizzabile come spunto, viceversa. E quindi pensare solo all'American politics come studio di un paese eccezionale rispetto invece a una comparazione che si può fare come stiamo provando in questa sede.
anche nel dibattito costituente italiano, si legge dagli scambi, dalle carte, in tema di elezione del Presidente della Repubblica, l'elezione popolare diretta venne esclusa e si seguì l'esempio della Terza Repubblica francese proprio in virtù di una peraltro non approfondita specificità, quindi un'anomalia statunitense che venne subito abbandonata anche per ragioni di contesto internazionale. La seconda tesi che in qualche misura si aggiunge a questo eccezionalismo è quella del breakdown democratico e l'associazione tra forma di governo e democrazia. Il complesso del tiranno in Italia, che in qualche modo è stato evocato da Galli della Loggia. Il dibattito è stato segnato dall'esperienza tragica per alcuni versi dell'America Latina negli anni 70 ed in particolare la fine del governo cileno di Allende e la dittatura di Pinochet, che è solo il cognome, non nome e cognome come qualcuno ha provato a segnalarci. L'America Latina, i dati smentiscono quelle interpretazioni basate sugli anni 70, che aveva cause legate prevalentemente a condizioni socio-economiche e non istituzionali. Vedasi ad esempio il caso del Cile, il neo presidente ha solo 38 anni, l'Argentina, da cui è collegato l'onorevole Di Maio, il Brasile e per tutte il Costa Rica, ad esempio, che non ha nemmeno un esercito. Quindi bisogna contestualizzare. Il rischio autoritario è, rammento a me stesso, che fascismo e nazismo nacquero e proliferarono in sistemi parlamentari o semiparlamentari. Quindi il rendimento democratico non è influenzato dal sistema istituzionale, o meglio, non esistono, dai dati comparati ormai accumulati da decenni, differenze significative tra i sistemi con elezione diretta del capo dell'esecutivo e regimi parlamentari. Ad oggi, qualche dato probabilmente utile per la discussione, i sistemi in cui si elegge il Presidente della Repubblica, il capo dell'esecutivo, quindi presidenziale e semipresidenziale, sono il 55%, 106 su 194 in tutto il mondo, con l'eccezione in qualche misura dell'Europa occidentale, a parte perché comunque casi emblematici come il Portogallo e la Francia. Critica al presidenzialismo statunitense, alla rappresentanza, il sistema parlamentare si dice potrebbe evitare colpi di testa. Allora io mi chiedo e chiedo molto sommessamente, immaginiamo il 6 gennaio 2021 in un regime parlamentare o addirittura in Italia. Quel sistema di, come dirò tra poco, di mutuo controllo ha consentito di evitare una tragedia democratica, di escludere il tentativo di Trump. Durante la pandemia, mentre alcuni sistemi parlamentari, diciamo, propalavano un buonismo paternalista quasi da stato etico, direi, sempre ovviamente a ora di cena, e un uso disinvolto dei PCM, come è stato richiamato anche dal collega Sterpa, negli Stati Uniti il Presidente della Repubblica non riesce, posso confermarvelo direttamente, nemmeno a imporre l'utilizzo della mascherina nei ristoranti. Questa è una delle distorsioni del sistema federale che ovviamente va inserito in una logica presidenziale, perché non si può solo prendere un pezzo. Ma parlare di presidente accentratore in grado di diciamo, schiacciare un bottone rosso è una visione, credo, leggermente enfatizzata da un approccio prescientifico e oserei dire abbastanza cinematografico. I sistemi presidenziali hanno escluso in qualche misura le estreme, ad esempio in Francia dal 1979, mentre sono stati normalmente al governo in Italia, in Austria, in Danimarca, in Spagna, soprattutto in Italia, come diceva il senatore Renzi. Caso statunitense, come definito da un grande politologo Neustadt, sistema di checks and balances, cioè di pesi e contrappesi, in cui ci sono istituzioni separate che condividono il potere. Altro che uomo solo al comando. E perché? Perché i costituenti, i padri costituenti, ahimè non c'erano delle madri ancora, scappano dal centralismo non democratico di Re Giorgio, scappano dalla monarchia e quindi, come si legge dalle carte del dibattito costituente, sono letteralmente ossessionati dalla volontà di evitare accentramenti. E tra l'altro, appunto, dai lavori costituenti, l'opzione presidenziale, come la chiameremmo noi oggi, non era all'ordine del giorno, è stata deliberata
come frutto di una discussione, di un risultato di compromesso. E oggi abbiamo questa rete di istituzioni all'interno della quale il Presidente è certamente un nodo importante, ma con cui deve negoziare sistematicamente. Li elenco per punti. Deve Sì, negoziare con... professore, anche perché purtroppo devo avere questo ruolo No, antipatico di invitarla, diciamo, ad andare verso le conclusioni. chiudo. Deve negoziare con i partiti di maggioranza e opposizione. Deve negoziare all'interno dei partiti e non sempre il capo del partito. Lo stesso Trump non era il capo del governo del Partito Repubblicano. Quindi c'è poi una campagna elettorale permanente che consente la legittimazione e la responsabilità verso gli elettori e verso i cittadini e che è un antidoto al populismo. Ci sono le candidature, ci sono le elezioni di midterm che consentono di sanzionare o di premiare, quindi di responsabilizzare gli eletti. Un elemento, diciamo, negativo, visto che mi aveva chiesto, può essere quello dei costi. I finanziamenti privati sono senza limiti, però siamo di fronte a una democrazia decidente. Il dibattito, chiudo onorevole Boschi, in Italia venne introdotto già con la grande riforma, come venne chiamata, del 1979 del Partito Socialista. Io credo, e ringrazio ancora Italia Viva per l'invito, che discutere con data e informazione sia importante. Ultimo punto, recente nomina della giudice Ketanji Brown, giudice della Corte Suprema, ha consentito a questo sistema di avere una grande apertura e rappresentare quella pluralità che sono gli Stati Uniti oggi. Ci sono voluti, come ha detto lei, 232 anni e 115 nomine, però si è avuto anche questa grande possibilità. Sistemi che invece nel regime parlamentare è molto, molto più complicato. Quindi il Presidente degli Stati Uniti è meno forte, se vogliamo semplificare, del primo ministro britannico. Quindi altro che accentramento. Il Presidente è in qualche modo ingabbiato, deve continuamente negoziare. Quindi da questo punto di vista deve giungere a compromessi, che è un bene per la democrazia in America, come avrebbe detto Alexis de Tocqueville. Grazie mille a tutti. Grazie a lei, professore, anche perché il